Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti in un nuovo polo Beh, anche se ricorderebbe un po' la panchina, che vibes pazzesco. Chi di voi ragazzi ha visto puntate di Scie di Mercato? C'è qualcuno qua? Nessuno, ovviamente. Mortorio. Vabbè, comunque chi non le abbia viste, recuperi il format, secondo me meritava, Ci sarà poi un motivo per cui è stato chiuso, tu dici tu. Bonucci Milan. Quindi stiamo parlando già dalla preistoria. E di certo non perché funzionava alla grande, no, non lo so, no, perché ci lamentavamo perché facevamo solo 30.000 visualizzazioni. Penso invece di farle adesso. Scherza, si dice, si fa così. Ma era... Comunque ragazzi, siamo qui nel contesto della YouTuber Summer Cup. Lunghe pause di attesa tra una partita e l'altra, e quindi abbiamo detto perché non parlare un po' di Milan. Con il numero 9 del Milan YouTuber Daniele Brogna. Oggi di cosa parliamo? Cosa ci riserva il menù dei tanti e dei vasti argomenti di questa estate rossonera, piena di botti di mercato, di situazioni da commentare, siamo frizzanti, ci siamo. Anche oggi un po' di vena polemica, se vogliamo, vero? quella non manca mai. Però ti ci portano, cioè uno vuole anche, no, essere... Però ti ci portano, perché siamo qui a commentare la cessione al Anderlecht di Simic per 3 milioni. Tra l'altro, piccola premessa, mille premesse prima di iniziare: questa sarà anche una settimana dove vedrete più video insieme. In teoria, se ci verrà voglia. Già per fare questo ci abbiamo messo 3 ore. Un parto gemellare, però cioè, tendenzialmente. Il bello di questo video è che sembra che io stia facendo un favore a te e tu a me, in realtà nessuno dei due. E loro a noi, ad ascoltare. Nessuno dei due. No, non è vero. Volevamo parlare di questo argomento, alla fine non è mai il momento, per fare sempre un caldo assurdo. Ciccio, possiamo che facciamo? Parliamo. Allora, sinceramente io non la comprendo, nel senso che, allora, pare che in realtà sia stata un po' una situazione anche dove il giocatore stesso abbia chiesto la cessione, proprio perché lui voleva un posto o comunque delle opportunità nella formazione titolare, mentre il Milan lo avrebbe voluto aggregare a Milan Futuro, la nostra Under 23. Allora, facciamo sta premessa della rosa. Non sappiamo mai qual è la verità, in qualsiasi situazione, tanto io sono sempre molto garantista, no? Dico ok, magari ce la prendiamo con la società, in questo caso magari a meno colpe, o al contrario, a molti se la stanno prendendo col giocatore, ma magari a meno colpe di quello che... Quindi si parte da questa situazione di incertezza. Resta il fatto però che non credo adesso, che cioè, un conto è dire il giocatore voleva garanzie di giocare o comunque di essere aggregato in prima squadra, gli è stato garantito solo il Milan Futuro, arriva un'offerta del Real Madrid e lui decide di andare al Madrid. Comunque là, dove che va? L'Anderlecht. Cioè non è che non sta ti viene andando, mai di dirlo. Non è che sta andando chissà dove. Però là ha l'opportunità. Ha l'opportunità, però sempre che l'Anderlecht, sempre che a livello di carriera in quel momento, però in quel momento della carriera secondo me conta fino a un certo punto il blasone della squadra, perché a te interessa giocare. Cioè come il Milan stesso, no? Che adesso è diventato quasi è diventato più una fase intermedia. Cioè una volta eravamo la squadra finale o quella dove tu dicevi oh, arrivato lì chiudo la carriera, cioè è il top. Adesso anche noi non siamo più quella roba lì, ma siamo quella squadra dove magari ci passo per confrontarmi a un certo livello per diventare un top e poi magari vado al Real Madrid. Quindi cioè lui è nel momento invece di carriera dove dice vabbè, a me a quest'età va bene anche giocare in una squadra più piccola, ma giocare. Io poi posso dire che non capisco quelli che dicono ma cosa pretende, è giovane. Ragazzi, allora decidiamoci, o cosa uno è giovane e non può mai giocare. Comunque ragazzi, scusate per il vomito che mi sta facendo vedere questa inquadratura, cioè sto vomitando io, non lo so. Ho capito voi. Non è che ho un braccio flessione, ho messo la mano sul ginocchio per essere più stabile, all'inizio non è che sia servito molto, però no, dicevo che io vedo nelle altre società, negli altri campionati gente tranquillamente debuttare 17, 18, 19 anni, Yamal addirittura 16. Vabbè, lui è un caso più unico che raro, però sono facendoli giocare che poi diventano, però li fai giocare, iniziano a respirare un po' quella, anche perché non penso che lui avesse chissà che pretese, voleva essere aggregato e sì, non da titolare, però esatto. Essere nel giro, nelle rotazioni, ma tra l'altro a noi servirebbe anche un centrale, cioè si parla anche di mercato, no?
a meno che davvero nelle idee del Milan c'è comunque quella di prendere questo Pavlovic o chi per lui, e quindi poi con 5 centrali in rosa effettivamente garantire degli spezzoni anche di partita a Simic diventa complicato. Però non lo so, c'è da dire una cosa, mi stupisce anche il fatto che l'anno scorso, nonostante avessimo a un certo punto penuria di centrali per i tanti infortuni, comunque non giocasse spesso titolare. Cioè abbiamo preferito a volte davvero Theo Hernandez centrale, andando a snaturare, poi comunque ha fatto bene anche lì perché lui è forte, però comunque era un adattarlo e anche un togliergli quella che è la caratteristica sua migliore, cioè quella di attaccare palla al piede, pur di non mettere Simic. Cioè quindi mi fa pensare, magari c'è qualcosa che non sappiamo, magari non è così davvero, cioè hanno valutato che non è così un exploit come noi pensiamo. Lato nostro la sensazione è stata ottima, no? Per quel poco che abbiamo visto, ma non solo per il gol, poi ha fatto gol, non solo per il gol, però proprio la sensazione di personalità. E poi mi hanno detto un gran bene di quello che ha fatto in primavera. Ovviamente poi la primavera abbiamo campionato con un'intensità diversa, con una fisicità diversa e quant'altro, ma comunque pur sempre uno di quelli che si è distinto maggiormente, no? No, più che altro fa strano perché si parla tanto del valorizzare i giovani, del fatto che Fonseca è un allenatore che è stato preso anche per fare quello, e poi però in realtà soprattutto è stato costruito questo, è stato fondato questo Milan futuro, che anche nelle intenzioni, no? C'è quello di allenarli allo stesso modulo della prima squadra, farli giocare anche con lo stesso modulo, così da renderli poi disponibili anche per la prima squadra. Quindi quale migliore occasione per però in realtà quello alla fine era quello che volevamo fare, cioè era lui probabilmente che non era d'accordo a fare questo passaggio intermedio. In realtà ci poteva effettivamente stare, perché dici, lui ha la possibilità di giocare lì, di farsi le ossa in Serie C, e poi se davvero pronto poteva essere magari aggregato. Poi capisco anche chi dice, no? Evidentemente, cioè, il fatto che lui abbia delle pretese, no? Le puoi leggere in un modo negativo e in un modo positivo. Io le leggo in un modo positivo perché il giocatore crede in se stesso, è ambizioso, sa, magari ha visto anche gli altri, il competitor. Cioè vabbè, alla fine se devo giocare lui non posso giocare. Ma poi anche il fisico non è da primavera, esatto, cioè quello. Camarda, no? Bravo, molti dicono perché non gioca titolare, ho capito, però Camarda alla fine ha giocato, si perdeva, si vede adesso che è leggerino, che non può ancora giocare a quella categoria. C'è uno che c'è comunque il fisico di tanti altri giocatori già pronti di Serie A, no? Diciamo, no? Esatto. Non lo so, questo è difficile prendere posizione al riguardo. Io non voglio star lì a puntare il dito per forza contro la società o per forza contro Simic, cioè, a me non mi interessa trovare il colpevole, no? Però la situazione forse poteva essere gestita. Ma poi più che altro sai cosa? 3 milioni. E quella è un'altra roba. Cioè, a meno che davvero sia un giocatore che noi abbiamo sopravvalutato, in realtà hanno capito che ha qualcosa, che cazzo ne so, deficit di concentrazione, per dire, no? No, un deficit di concentrazione basta, magari potrebbe essere quello, e dicono vabbè, questo comunque fa sempre magari l'errore dovuto alla scarsa concentrazione, oppure è predisposto a fare, non lo so, perché sennò effettivamente anche tanti altri giocatori che hanno avuto poco o niente presenze in Serie A, comunque altre squadre sono riusciti a venderli. Cioè io ricordo quel Casadei dell'Inter, se non sbaglio si chiamava Casadei, che l'hanno venduto al Chelsea, quanto, 20? Se non sbaglio era tipo valutazione 20 milioni, forse lì era come contropartita. Ah, sempre che è stato valutato con la città. Sempre che comunque la valutazione è stata quella. Quindi dico, com'è possibile che c'è questa differenza abissale tra lui e un Simic? Adesso è un esempio a caso, non è che bisogna prendere sulla sesta. Tanto hai citato l'Inter. No, l'ho citato perché è il primo che mi sono ricordato. Poi faccio fatica a ricordarmi i nomi di altri primavera. Però sicuramente però spesso senti che basta fare davvero... Cioè lui, per dire, Simic, c'è il classico giocatore che avendo fatto già qualche apparizione in Serie A, anche un gol, avendo fatto comunque bene anche con la primavera, a quel punto lì, cioè secondo me qualcosa in più di 3 milioni magari mi aspettavo. Da dire che lui ha il contratto a scadenza il prossimo anno, anche quello può se essere. Lui si era impuntato di non voler rinnovare, rischiavi davvero di perdere da zero. Quindi magari non c'erano neanche chissà quante squadre interessate, suppongo. E quindi così l'abbiamo perso. Cosa pensate? Esatto, magari anche chi lo conosce di più ha visto qualche partita anche dalla primavera in più, perché poi effettivamente noi l'abbiamo visto, ma è che seguiamo tutte le partite della primavera. Tu le segui, vero? Vai a cagare. Ma. Vabbè ragazzi, comunque ci vedremo in questi giorni con questi video un po'... Posso dire un formato un po' summer, un po' di respiro? Vogliamo dare una rubrica, un nome alle rubriche? È vero. Perché allora, ricordiamo che sci di mercato l'ha suggerito qualcuno idea di voi. Perché tu dicevi Vantati, che...
chi si vanta, quello che l'ha suggerito. Quello... No, mi ricordo che tu dicevi che le mie voci di mercato erano surreali. Tanto ci stanno dando gli scemi da là. No, comunque erano talmente surreali da essere come le scie chimiche, vero. Quindi da lì scie di mercato. Invece adesso questo format verrà fatto un po' qui a Roma per, durante la Summer Cup e poi in Salento. Così vi do giusto una dritta. Ci vedrete in location esotiche, spiagge bianche, pieni di ragazze sì, intorno. No. Guarda, solo diretto dalla mia stanza, dal mio stanzino, al mio studio. Neanche spiaggia. Niente. Cioè, devo venire lì a tornare più bianco di quello che già sono. Complimenti per i capelli comunque. Sono molto spettinati, però ho fatto il bagno in piscina. So che non sembrerebbe, che non sembra esserci una piscina, vi assicuro, c'era una bagnarola, ma c'era. Vabbè ragazzi, vi aspettiamo nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.